Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. Tante sono le iniziative per la prevenzione, lo screening, ma anche per la conoscenza di quelli che sono gli atti semplici che chiunque può realizzare per salvare una vita. Perché la catena dei soccorsi deve essere attivata all'112 in modo immediato, ma soprattutto agendo con quella che è la rianimazione cardiopolmonare, se c'è a disposizione un defibrillatore, ed è responsabilità di ognuno di noi saper fare queste cose. ANPAS, insieme a tante altre associazioni, il progetto Vita di Piacenza, l'IRC Comunità e tanti altri amici, stiamo organizzando nelle piazze momenti di informazione per far sì che questo aspetto della vita e del rischio vita, che è rappresentato da tutte le problematiche del cuore e in particolare l'arresto cardiaco, devono essere prese in considerazione, perché c'è la possibilità di ridurre davvero questo rischio ed è una responsabilità di tutti noi. ANPAS, come sempre, con le sue pubbliche assistenze, è in prima linea per fare quanto possibile e per coinvolgere tutta la comunità.